Estate 2019, Castellabate, provincia di Salerno. Mi trovo qui per l'edizione di Vicoli in Vino, quindi siamo alla serata conclusiva. Traiamo insieme agli organizzatori un bilancio e ascoltiamo le persone che sono venute qui, cosa ne pensano di questo evento che da qualche anno si tiene appunto nell'antico borgo cilentano. Cosa ne pensa di questa festa, di questa Vicoli in Vino che è giunta alla quinta edizione? Bellissimo, è la prima volta che vengo e l'ho trovato proprio stupendo, bello, molto bello. Molto carino, molto bello, molto divertente. Mi piace. È la prima sera che venite? No, assolutamente. Quindi vi diamo un bel voto. Un voto da 1 a 10? 10. È bella. Ti piace? Sì, l'espressione dell'estate, ci vuole il vino, la compagnia, il bel cibo. Quale vino hai, diciamo? Malinuro, delle cantine San Salvatore. Vabbè, sono tutti buoni. Sì, tutte ottime cantine. E cosa hai mangiato? Abbiamo mangiato la pizza fritta cilentana e due dolci con i fichi. Molto bella, sono rimasta affascinata, molto molto particolare, bella gente, un bel contesto. È la prima volta che viene. Vedo questa festa, no? Che vedo, sì, molto. Quale vino ha assaggiato? Ora devo assaggiare niente. Rosso o bianco, penso. Allora, con molte difficoltà, però devo dire che è riuscita molto bene, siamo veramente soddisfatti del risultato. Ringraziamo tutti, soprattutto chi ha avuto la pazienza, perché comunque 4 giorni abbiamo creato qualche disagio. E niente, un grazie soprattutto a tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa. E niente, stiamo crescendo, questa iniziativa cresce di anno in anno. Speriamo di portarla ancora più, diciamo, più in risalto. Allora, l'amministrazione, diciamo, soprattutto con il supporto del comando della Polizia Municipale, ci è stato molto vicino, perché chiaramente avendo delle difficoltà oggettive, in quanto Castellabate non dispone di tanti parcheggi, hanno fatto veramente un gran lavoro per creare meno disagi possibili. Cioè, questo, il fatto che, diciamo, è una manifestazione che per quanta gente ha portato non è successo, diciamo, pochi disagi, e soprattutto grazie anche a merito loro. Allora, bere il vino è una cosa bellissima e anche importante, va costruito a piccoli sorsi, come quando si fa l'amore. Se si beve male finisce tutte cose e chi si ubriaca non si fa niente. Il vino è importante, ma saperlo bere, bisogna saper fare anche l'amore. Io sono un portavoce di questa cosa. Alla salute e auguri di questa bella serata a tutti quanti. Grazie a voi, ragazzi.